ragazzi, io sono Alghisius e oggi si riprende con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Nell'ultimo episodio mi sono interrotto perché, ragazzi, è arrivato un messaggio di Ace. Da Ace. È un messaggio di Ace? Com'è possibile? Se stai leggendo questo pop-up, è probabile che sia già all'altro mondo. Ah no, quindi non è vivo. Peccato, avevo sperato bene io. L'ho impostato in modo che si attivasse nel caso remoto mi fosse accaduto qualcosa. Chissà cosa mi è successo, posso solo immaginarlo. Spero di averti lasciato con la consapevolezza dei tuoi mezzi e con la volontà di non arrenderti mai. Ho sempre voluto aiutare i miei amici e colleghi della Polizia Satella e Regina Tia. Ho lottato tanto perché volevo proteggere ciò che ritenevo prezioso. Anche tu, Geo, lotti per proteggere i legami che ti sei creato fino ad ora e per tutte quelle cose a cui tieni tanto da sacrificare te stesso. Supera i tuoi nemici, te stesso e tutto ciò che è sulla tua strada. Sei la nostra ultima speranza. Ti passo il testimone. Per concludere, infine, ti affido la arma finale della Polizia Satella. Conto su di te, Mega Man. Geo riceve la carta lotta, lama alata. È la mossa distintiva di Ace, questa, ragazzi. Ace. Quel tipo non smette mai di lottare per la gente che ama. Scusami, mamma, ma non posso tirarmi indietro allo scontro. Wow! Wow! Davvero wow! Ok! Metti la parola fine a questa giornata? Sì! Salvi il gioco? Certo! Vuoi solo scrivere? Naturalmente! Salvataggio completo! Cos'è che posso fare? Ho detto che avrei lottato al posto di Ace, ma tra King che controlla la Meteora G, Mrs. Tia e Jack latitanti, c'è davvero qualcosa che posso fare? Sei così patetico. Perché c'è il Joker? Vai a fare il terrorista altrove, non nei miei sogni, va bene? Deboli creature come te non hanno motivo di esistere. E chi non comprende le proprie debolezze è inutile per se stesso. Il primo passo per ottenere il vero potere è accettare le proprie debolezze. Facendo ciò, diverrai finalmente un guerriero fiero e potente che scende in battaglia. Come fai a saperlo? Com'è possibile conoscere il valore di una persona? Tutti all'inizio sono deboli. Lo sai questo, vero Geo? La vita è una lotta. Lottare con coraggio e non soccombere alle difficoltà e alle sofferenze. Quando nel mezzo di una lotta un umano comprende se stesso interamente, cioè vede sia la forza che la debolezza insita nel suo animo, questa consapevolezza gli conferisce il vero potere. Geo, ne hai passate davvero tante. Non saresti arrivato lontano senza potere. Infatti, la tua capacità di lottare e perseverare non hanno rivali. Nonostante gli ostacoli, non mollare mai, non avere paura e combatti. Questa è la forza. Questo è mio papà. Wow! Papà! Sei un giovane che ha passato molte difficoltà nella sua breve vita e ciò è riuscito a e che è riuscito a capire il dolore degli altri proprio come il suo. Rettitudine. È quando credi dal profondo del cuore che devi aiutare la gente. Forza e rettitudine. Non c'è combinazione di attributi più forte per un guerriero, per un eroe. Ah! Forza dalla parte di Joker e rettitudine dalla parte di Ace. Ok, sto iniziando a capire. Geo, sei già un vero eroe. Sei un giovane forte ed onesto. Mi rendi così orgoglioso. Ed è già mattino, wow. Che fosse un sogno? Ok. Un messaggio da Mr. Boreal. Ah, un messaggio. È di Boreal. Ok, apriamo il messaggio. Geo, accendi la TV. La TV? Chissà di che si tratta. Ah, devo andarci proprio io a accendere la TV. Va bene. Ah no, la accende Geo. Lì? Ed anche Belle? Che diamine sta succedendo?
Siamo consapevoli del pericolo insito in questo annuncio, ma non possiamo rimanere in silenzio. A tutti coloro che nel mondo ci stanno guardando, non possiamo arrenderci a Antialer. Non dovremmo smettere mai di lottare per i nostri sogni e per il nostro futuro. Se uniremo energie e sforzi in questa causa, non perderemo. Gente, non arrendetevi! Anche gli Wizard devono fare la loro parte. Quindi un appello all'unità, eh? Cercano di far cooperare il mondo intero. Quello che stanno facendo è troppo pericoloso. Se King scoprisse ciò che stanno facendo... All'inizio hanno detto che comprendevano bene il pericolo. Sanno che rischiano le loro vite mandando questo annuncio. Vai via da lì, lì! Scappa! Oh, cavolo. King! Sciocchi ribelli! Sembra che abbiate già dimenticato la vastità del mio potere. King, no! Immagino che dovrò rinfrescarvi la memoria. Ah! Fortunatamente King non ha il pieno controllo della meteora, questo lo sappiamo. Coloro che si opporranno al Dialer andranno incontro allo stesso destino. Non c'è nessuno che possa resistere al mio potere e da quello della meteora G. Perciò fate i bravi bambini e calmatevi. Non ho letto l'ultima frase. Vabbè, pazienza. Quell'idiota. Dobbiamo raggiungere la Studios WBG. Forse possiamo salvare la gente intrappolata nel jamming. Bella idea, andiamo. Geo? Inventiamo una scusa? Spero funzioni. Dove stai andando, tesoro? Non puoi uscire, è troppo pericoloso fuori. Scusa, mamma, ma devo andare. C'è qualcosa che devo fare, nessun altro può. Non c'è modo che tu possa rimanere? Lo spazio è un posto così pericoloso, ci andrà qualcun altro, Kelvin. Scusa, Hope, devo andare. C'è qualcosa che devo fare e nessun altro può. Ah, aveva detto suo papà la stessa cosa. È morto qualcuno, tranquilli. Tranquilli, sono andato a controllare. 400 feriti, ma nessun morto in casa mia. Perfetto. Kelvin. Mamma? Sei davvero cresciuto, Gio. Lo credi? Va bene, vai pure. Ma assicurati di tornare sano e salvo. Certamente. Hope, non temere, lo terrò d'occhio tutto il tempo. Lo riporterò sano e salvo, anche se mi dovesse costare la vita. Sei il migliore, Omega Xyz. Ritorneremo, mamma. Fate attenzione. Fantastico, un'altra parete invalicabile. Sembra che sia successa la stessa cosa della Wasa. Purtroppo questa volta non c'è nessuno in giro per aggiornarci sulla situazione. Chissà quanta gente c'è lì dentro. Ehi, una chiamata da Bora. Ah, una chiamata di Mr. Bora. Wow, siete già agli studi WBG? Sei molto rapido a piedi, Geo. Mr. Borea, non c'è nessuno per darci informazioni sulla situazione. Ok. Ti dirò tutto ciò che ho scoperto riguardante gli studi WBG. Perché si impieghi tanto? Sono quasi tutti fuggiti dagli studi WBG. Tuttavia? Nel panico generale durante la fuga della Star, Bell sembra che sia rimasta dentro. Bell? Anche un membro dello staff, Lee Stern, nel tentativo di salvarla, è stato inghiottito da quel potentissimo jamming. Lì è Bell. Allora li conosci? Sono gli unici due che non ne sono usciti? Proprio così. Geo, vorresti andare là dentro e tentare di salvarli? Certamente, conti su di me. Lieto di sentirlo. Inoltre ho inviato alcuni agenti della polizia satella per aiutarti. Ricevuto. Geo, usiamo lo stesso metodo usato alla Wasa. Aprirò dei varchi nelle aree più fragili, così potremo entrare. Poi andremo a cercarli dall'interno. Sembra un piano. Mostra quel muro a chi è che comanda. Wizard Tom! Ah, è l'ora di mandare in frantumi questo muro. Oh mio Dio, quante ne aprire mai. Una, ti prego solo tre. Oh sì, ti prego solo tre. Ok, un paio di ingressi alle onde rumore, pronti a partire. Grazie Vega, stiamo arrivando, tenete duro. Ok, vista la leggendaria sfortuna che ho, beccherò quella che non contiene nessuno dei due. E vediamo se c'è qualcuno in questa. Vorrei entrare, grazie mille.
Ok, qua niente. Qua niente. Guarda che se ho beccato qualcuno, se non ho beccato quella che ne ha nessuno, voglio tipo la medaglia. Ragazzi, voglio una medaglia. Io voglio una medaglia. Cioè, avevo il 60% di probabilità. Va bene. Per esclusione sono in questi due, per forza. Ok. Mega Man, sei tu! Sei qui per dare una mano! È grandioso, ero così spaventata! Non piangere, Bella, adesso andrà tutto per il meglio. Bella, hai visto lì? No, non l'ho visto. Davvero, forse in un altro mondo muore. Mega Man, che cosa dobbiamo fare? La polizia satellite sarà qui a breve, perciò aspettate. Ok, ho capito. Mega Man, ti prego, dai una mano a lì. Che sarà per... è per forza in questa, cioè non ci sono altri mondi rumore. Allora. Oh, bene, caro amico mio. Sei Mega Man, non è vero? Sei qui per dare una mano? Sì, ora tranquillo. Perfetto, siamo riusciti a trovare entrambi sani e salvi. Adesso usciamo da qui e lasciamo il resto alla polizia satella. Buona idea. Lì, la polizia satella sarà qui da breve. Rimani ad aspettarla. Ok, ricevuto. Cioè, ho beccato l'onda rumore che non aveva nessuno dei due. Abbiamo lasciato quei due alla polizia satella, ma non sono ancora tornati. Salvataggio completato. Lì è bello, sono lieto di vedere che è stato bene. Mega Man, come fai a conoscere i nostri nomi? Sono sicura che ci siamo già incontrati. Me lo ricordo bene. Grazie di nuovo. Ops, dimenticavo che non sanno chi sono davvero. Complimenti, Gio, stai per far saltare l'intera copertura. Nessun problema. Cosa? Oddio. Altre coppie? Lì, Bell, fuggite. Seguitemi. Fatevi sotto, imitatori! Ah. Wow! Allora, erano... Niente domande! Ok, ragazzi! Invisibile! Acidesh! Ok, ho fatto anche il doppio colpo con Acid! Smettetela! Siete pesanti! Ah, io mi sono parato io invece. Ma non ha funzionato, facciamo questo. Sì, decisamente basta, 400 di base. Basta. Doppia cancellazione. Nemico eliminato. 630, non male. Io! Cavolo, non mi aspettavo che ne comparissero altre. Copie maledette! Mega Man! Porteremo questi due all'ospedale per una visita. All'ospedale? Ma non siamo stati feriti! Vero, ma siete stati in un onda rumore per tanto tempo. Dovreste sostenere alcuni esami solo per la vostra sicurezza. Ha senso. Oh, odio gli ospedali. Hanno uno strano odore. Beh, dovresti permettere che un dottore ti visiti. Non supererai mai i sogni scherzi. È ancora fissata. Se cadi malata. Ad ogni modo, bel lavoro, Mega Man. Attenzione. Ok, direi che possiamo anche concludere qua. Se me lo permettono. Ho un messaggio. Ah, c'è un messaggio. Chissà chi è. Diamoci un'occhiata. King si trova nello spazio sulla base orbitale. Questa chiave aprirà l'onda astrale che ci porterà. Fai in fretta, Mega Man. Un codice che ci permette l'accesso a dove sta King. Codice di Alea. Chi avrà mai? Intendi provarla? Potrebbe essere una trappola. Devo tentare. Se è una trappola saremo pronti ad affrontarlo. Ci deve essere un blocco sull'onda astrale che si può aprire con questo codice. Andiamo, ragazzo. Molto interessante. Davvero, davvero molto interessante, ragazzi. Ma proveremo a vedere se quella chiave funziona davvero nel prossimo episodio. Quindi se vi è piaciuto questo commento, mettete un piace. Iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio dove andremo a trovare King, quindi bella ragazzi! Allora, innanzitutto non è un mob spawner per esperienza, quindi se state cercando un mob spawner per esperienza, questo è un mob spawner sbagliato. Sì, ma quali li faremo con tipo quelli iscritti? Sì, abbiamo trovato ogni tipo di spawner.
Ah, guarda uno zombie, guardate uno zombie, guardate uno zombie in live che cade. Ciao zombie. Grazie, mi hai coperto la visuale, grazie. Grazie. Cioè proprio. Non poteva aprire in parte, no, dovevi impedire a me di far vedere l'unico zombie. Ciao, grazie. Ora vi faccio vedere il mio talento e non l'ammazzare il creeper. Vabbè.